Stamattina, forse con un pizzico di imprudenza, sul giornale di Sicilia ho fatto una dichiarazione che dice questo: stop alle mascherine per i ragazzi vaccinati. I ragazzi vaccinati con due o addirittura con tre dosi di vaccino sono protetti soprattutto dalla variante Omicron, che è anche più benigna rispetto all'altra. E quindi si fanno una semplice, al massimo diventano positivi o si fanno una leggera influenza, un raffreddorino del cavolo. Nello stesso tempo, un ragazzo che si infetta avrà un'infezione naturale che permetterà che il suo sistema immunitario diventi più forte nei confronti delle future varianti che si genereranno fra 2 mesi, fra 1 anno. E quindi che ben venga che i ragazzi si infettino. Le persone giovani, sane e vaccinate dovrebbero infettarsi, non proteggersi dall'infezione. E questo è così che funzionano i vaccini. Il vaccino ci protegge, ma non solo questo per il coronavirus, tutti i vaccini sono nati per proteggersi dalle infezioni gravi, dalla malattia più che dall'infezione semplicemente naturale, dalla colonizzazione o dall'infezione banale. Se noi siamo protetti contro il morbillo adesso, dopo che siamo stati vaccinati da bambini, è perché abbiamo incontrato il vaccino del morbillo tante altre volte. Se siamo protetti contro la varicella, vabbè, la varicella è diverso perché il virus poi rimane nel nostro corpo per tanto tempo, quindi non è calzante, però di fatto per tante malattie per le quali c'è il vaccino noi rimaniamo protetti per tanti anni proprio perché veniamo di tanto in tanto incontro con l'agente naturale, contro il tetano. Noi non siamo vaccinati per sempre, non siamo protetti per sempre, dobbiamo fare le dosi ogni 10 anni, proprio perché non ci infettiamo naturalmente contro il tetano. E allora, noi per rendere endemico, per convivere con questo virus che non è poi così. No, vabbè, allora non voglio banalizzare, perché grazie al vaccino noi l'abbiamo di fatto, abbiamo sconfitto la malattia grave. E allora sfruttiamo quest'ondata Omicron a nostro vantaggio, facciamo contagiare più persone possibile. Ora, sembra quasi che io voglia fare l'untore, però tutte le persone sane, i ragazzi sani, lasciamoli andare a frequentare d'altra parte, con la scuola chiusa, poi escono lo stesso. L'abbiamo visto nel periodo, d'altra parte, delle si sono infettati tutti con le scuole chiuse, quindi dire chiudiamo le scuole è una grandissima scemenza. Renato, volevi aggiungere qualcosa? No, non posso che essere ovviamente d'accordo. Noi abbiamo visto di tutto e di più, abbiamo visto pratiche da stregoni rispetto a cocktail di farmaci che non avevano nessuna evidenza scientifica. Non posso che, come sempre, essere d'accordo col professore Cascio. Anticorpi monoclonali e antivirali se la malattia è impegnativa, sintomatici se la malattia non lo è. Di certo non cortisone senza nessun criterio, perché anzi può essere dannoso, di certo non l'azitromicina e neanche l'eparina.